Bene, innanzitutto grazie a tutti di essere intervenuti oggi in presenza. Credo che sia uno dei primi convegni, se non il primo, che facciamo totalmente in presenza e quindi è anche il segno, diciamo, di una nuova normalità, come si dice, tra virgolette, di una della ripresa di un'attitudine a incontrarci di persona. Devo fare anche molti altri ringraziamenti, innanzitutto a Ezio Tarantino e Rosa Maiello che hanno introdotto questa giornata. Rosa ci ha lanciato tanti temi di riflessione e io non li posso riprendere perché mi devo limitare a fare una presentazione della giornata e anche perché penso che alcuni di questi temi verranno ripresi e approfonditi dalla prima relazione, che è quella di Chiara Fagiolani e Agnese Bertazzoli, che sono altre due persone che ringrazio tanto di aver accettato di intervenire con questa relazione di apertura. Rispetto al live ringrazio anche la segreteria che ci ha dato una grossa mano con Francesca Cadeddu e Agnese Cargini a organizzare questa giornata. E Chiara e Agnese le presento brevemente, anche se sicuramente moltissimi di voi le conoscono già bene. Chiara è professore associato di biblioteconomia, dirige il laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche, BibLab della Sapienza e anche la rivista Aib Studi. A lei abbiamo chiesto di fare una relazione di inquadramento e di prospettiva sulle biblioteche delle università, mentre Agnese Bertazzoli, che è dottoranda in scienze documentarie, sempre qui alla Sapienza e collaboratrice dello stesso BibLab, e si occupa, il suo progetto di dottorato è proprio dedicato alla valutazione dell'impatto sociale delle biblioteche delle università e ci parlerà di come si muove la ricerca sulle biblioteche accademiche, in particolare concentrandosi sul tema dell'impatto e dell'allineamento rispetto ai tre obiettivi dell'università. Ringrazio anche i colleghi della commissione, tutte persone che sono investite da ruoli importanti all'interno dei loro atenei, quindi hanno dovuto rubare tempo ai loro mille impegni, ma sono riusciti a farlo e quindi siamo riusciti a organizzare questo evento. Ovviamente anche i colleghi che hanno accettato di partecipare alle due tavole rotonde che seguiranno la relazione di apertura e che si sono fatti coraggiosamente coinvolgere in questa sorta di esperimento di convegno, perché abbiamo scelto di non fare tante relazioni, ma solo una di apertura, e poi di invece fare, diciamo, queste due tavole rotonde di tipo un po' dialogico, conversazionale, quasi come dei focus group che decidono di approfondire degli argomenti e di confrontarsi su quegli argomenti. Quindi io spero che risultino delle tavole rotonde molto aperte alla discussione, al confronto, che facciano emergere esperienze, riflessioni e stimoli interessanti per il nostro presente e per il nostro futuro, e spero anche di avere una partecipazione da voi, dal pubblico. Ringrazio anche chi non è potuto venire, anche se magari lo avrebbe desiderato, perché sappiamo quanto sia difficile muoversi in questo periodo e quanto le nostre istituzioni si sono ormai abituate ad averci sempre disponibili a casa, in biblioteca, con i nostri pallini verdi, rossi, gialli, come dei piccoli semafori a segnalare quello che, se siamo impegnati, se siamo liberi, cosa stiamo facendo, eccetera, eccetera.
La lista dei ringraziamenti potrebbe continuare, e mi scuso fin d'ora con tutte le persone che non ho citato, però voglio spendere anche qualche parola sui temi delle due tavole rotonde. La prima sarà di mattina e la seconda nel pomeriggio dopo la pausa pranzo. La prima svilupperà alcuni argomenti legati dal filo conduttore degli spazi, delle collezioni e dei servizi delle biblioteche fisiche, anche ma non solo, a partire dai percorsi di riorganizzazione, dalle aggregazioni e centralizzazioni che hanno caratterizzato il percorso di molti sistemi bibliotecari in questi ultimi anni. Sarà coordinata dall'ottima collega Marcella Rognoni, che veramente ci ha dato una mano su tutto quello che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo, molto molto importante. Marcella è capo servizio del sistema bibliotecario dell'Università di Genova. La seconda tavola rotonda, risorse, strumenti e servizi digitali, svilupperà invece argomenti legati dal filo conduttore dell'accelerazione verso il digitale. Anche questo è un fenomeno che ha caratterizzato gli ultimi anni, causato anche ma non solo dall'emergenza pandemica, e la sua sostenibilità, gli strumenti e le tendenze principali e le nuove competenze professionali richieste. Sarà coordinato da Roberto Raieli, anche lui validissimo compagno di commissione, direttore della Biblioteca di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo, che si è fatto carico anche di tantissimi aspetti organizzativi di questo convegno, essendo uno dei padroni di casa della Sapienza. Anche se abbiamo organizzato due tavole rotonde distinte, una più orientata agli aspetti fisico-organizzativi e dei servizi locali e l'altra agli aspetti digitali, siamo ben consapevoli delle reciproche interrelazioni e del fatto che una delle nostre sfide più importanti sarà quella di presidiare l'unitarietà e l'integrazione di tutte le dimensioni di cui le nostre biblioteche sono formate, senza che una costituisca un limite o infici le potenzialità e le funzionalità delle altre. Abbiamo invece consapevolmente tralasciato di dare centralità ad alcuni temi anche di grande importanza per le biblioteche e per i sistemi bibliotecari, come ad esempio il già citato Open Access, Open Science, ma anche la terza missione, l'Information Literacy, la sostenibilità, anche perché ad essi vengono dedicate spesso iniziative specifiche o ampi spazi in altri contesti. Non potevamo affrontare tutto, abbiamo dovuto fare una scelta, abbiamo privilegiato appunto questi temi un po' trasversali e anche molto pratici, tant'è che alle tavole rotonde parteciperanno per nostra scelta solo ed esclusivamente bibliotecari. Non abbiamo coinvolto docenti universitari o altri tipi di soggetti, perché vogliamo dare un'impronta proprio di pratica, di discussione, di confronto tra persone che fanno effettivamente quello di cui parlano. Come ultima cosa, quando abbiamo cominciato a delineare il programma di questo convegno, avevo proposto di intervallare le varie parti con delle letture di testi letterari. Poi abbiamo dovuto rinunciare, soprattutto per una questione di tempistiche. Però mi fa piacere lanciare i temi della prima tavola rotonda leggendovi una breve citazione che pone proprio l'accento sull'importanza delle biblioteche come luoghi aperti, accoglienti, paritari e come spazi di benessere e di facilitazione delle relazioni nelle comunità della conoscenza. La citazione l'ho presa da un piccolo libro scritto da un'autrice di libri per ragazzi, si chiama Catherine Randall, ed ha in questo brano una rappresentazione molto bella delle biblioteche e del perché non bisogna trascurarle né come luoghi né come istituzioni. Il libro si intitola Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio, ed è del 2019. Siccome io mi sento già abbastanza vecchia, diciamo comunque di mezza età,
non particolarmente saggia, però uno si illude di andare sempre verso la saggezza, ma soprattutto mi piacciono moltissimo i libri per ragazzi, allora mi aveva incuriosito questo titolo e ho letto questo librino piccolo, carino, che vi consiglio. Per comprendere bene la citazione della Randall occorre ricordare una breve poesia di Emily Dickinson, scritta nel 1861 o 62, a seconda delle edizioni. È una poesia molto nota nella cultura angloamericana ed è dedicata alla speranza. Vi leggo la prima strofa. La speranza è quella cosa con le piume che si viene a posare sull'anima. Canta melodie senza parole e non smette mai. Poi la poesia continua, ma non siamo già in ritardo, non ve la leggo tutta. Le poesie della Dickinson non hanno mai un titolo, ma si identificano di solito tramite il primo verso, quindi tutti conoscono sempre i primi versi, tutti quelli che leggono conoscono la Dickinson, conoscono il primo verso di questa poesia. Teniamolo a mente, la speranza è una cosa con le piume, e adesso vi leggo la citazione della Randall. Penso ancora che le biblioteche siano stupefacenti. Penso ancora che parlino i nostri migliori istinti. La biblioteca resta uno dei pochi posti al mondo nei quali si può entrare senza dover comprare niente, conoscere nessuno o credere in qualcosa. È il luogo più egualitario che abbiamo. E noi viviamo in un mondo in cui i problemi che più minacciano di travolgerci si fondano sull'ineguaglianza e sulle catastrofi che l'ineguaglianza infligge agli uomini, alle donne e ai bambini. In questi tempi di cassonetti incendiati, qui mi sono commossa quasi, il libro del 19, ho pensato, questa qui non avevo ancora visto, crisi economiche mondiali, pandemie, migrazioni pazzesche, disastri climatici e adesso persino la guerra alle porte di casa. Comunque, diciamo, riprendiamo la citazione. In questi tempi di cassonetti incendiati, voltare le spalle all'istituzione delle biblioteche è criminale. Se la speranza è una cosa con le piume, allora le biblioteche sono ali. Grazie. Bene, lascio la parola a Agnese e a Chiara. Mi scuso con Agnese perché c'è stato un errore di stampa del suo nome, un grande classico. Io ho avuto per anni una collega che si chiamava Bertazzoni, quindi. Ma non l'ho stampato io. Comunque, grazie e grazie per la parola. Ci mettiamo così? Sì, vi dico intanto il titolo della relazione, che è disegnare un orizzonte di lavoro per le biblioteche delle università a partire dal concetto di allineamento. Allora, sì, oh mamma mia, un po' giù. Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo molto contente con Agnese e onorate di essere oggi qui in questo importante convegno. E vi dico la verità, quando sono stata invitata dalle amiche della Commissione Biblioteche, Università e Ricerca, non ho accettato, diciamo, subito l'invito a cuor leggero, pur essendone chiaramente onorata, perché ho avuto alcuni dubbi, nel senso che se alcuni anni fa mi sono occupata in modo più diretto, in modo più specifico di alcune questioni che sono molto legate, no, all'impatto, alle ricadute delle biblioteche nelle università, penso alla valutazione della ricerca scientifica, la bibliometria e quant'altro, negli ultimi anni le mie ricerche hanno preso una piega che può essere percepita come un po' distante. Spesso
mi capita di pensare che, per esempio, tutta la riflessione sulla biblioteconomia sociale, che è un elemento di quel laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche, del quale io sono molto orgogliosa, perché è un contesto in cui lavorano una decina di giovanissimi ricercatori e quindi che mi fanno vedere, diciamo, una biblioteconomia in atto molto florida e molto interessante. Ecco, però la sensazione alle volte è che le biblioteche delle università non si sentano tanto vicine o rappresentate da questo approccio, no? Forse anche per l'espressione biblioteconomia sociale. Poi però, proprio per questa ragione, ho pensato che era un'opportunità che non potevo perdere, intanto, diciamo, nella mia università, per raccontare anche come le ricerche si stanno muovendo, quelle delle quali ci occupiamo noi, con Agnese in particolare, che è appunto una dottoranda del nostro dottorato in scienze documentarie, e che hanno un po' l'obiettivo di sviluppare una riflessione sulle ricadute, sull'impatto, sul posizionamento e quindi anche sul futuro, no? Di queste biblioteche. Quando prima Rosa Maiello stava parlando, con Agnese ci siamo guardate e abbiamo detto: non avremmo potuto desiderare l'intervento migliore di questo, perché ci ha proprio preparato la strada rispetto a tutto quello che andremo a dire. Al centro della nostra riflessione c'è la parola allineamento, come si può vedere dal titolo, e ne parleremo da diversi punti di vista. Io, per esempio, vorrei proporre all'inizio una riflessione sull'allineamento fra, diciamo, le biblioteche delle università e le biblioteche pubbliche, che so essere un tema molto caro a Rosa Maiello. Poi parleremo dell'allineamento delle biblioteche nell'università rispetto ai tre obiettivi dell'università, e analizzeremo varie ricadute di tutto questo. Dicevo, la presenza di Agnese è, secondo me, importantissima in questo momento, soprattutto, diciamo, proprio perché ieri anche si è un po' parlato della mancanza dei giovani, no? Perché ci fa vedere quelle che sono le riflessioni in corso. Quindi, di che cosa parleremo? Essenzialmente di qualcosa che non c'è più o di qualcosa che non c'è ancora, e che è però molto utile per identificare il disegno di lavoro per il futuro. Io partirei qui da una piccola storia autentica che ultimamente mi capita di raccontare, perché è per me di grande ispirazione. Non voglio assolutamente tediarvi e raccontarvela in modo dettagliato, anche perché è tutta da verificare, è tutta da scrivere, però ci sono un paio di cose interessanti e abbiamo deciso con Agnese di partire da qui in continuità con ieri mattina. Ieri mattina si è parlato appunto di Divinai, di quegli anni particolarmente interessanti che sono gli anni 70, e la storia che vi racconto è quella di una commissione che nasce proprio nel 1976, Commissione Nazionale per le Attrezzature Culturali, CNAC, la cui vicepresidente era un'altra donna straordinaria del mondo delle biblioteche, cioè Virginia Carini Dai Notti. Pensate che la sede legale della commissione era a casa sua. Tanto per dire quanto era strettamente legata alla visione che questa struttura, infrastruttura, portava con sé. Ne facevano parte docenti, editori, per esempio Giulia Einaudi, che ha lavorato molto con lei su questi temi, e di fatto l'obiettivo della commissione era quello di fare, come si diceva prima, un lavoro intenso proprio sul raccontare quanto le biblioteche fossero delle attrezzature culturali indispensabili. Vi leggo dei pezzettini. Non è possibile delineare un'adeguata azione di politica sanitaria o scolastica senza immediatamente pensare alla dotazione di infrastrutture dedicate a questi scopi appositamente realizzate. Tale identificazione non è così immediata in ambito culturale. Lo stesso vale per le figure professionali coinvolte. La mancanza quantitativa e qualitativa di operatori culturali e la presenza di operatori momentanei, spesso volontari, sembra essere la regola. La carenza o l'inadeguatezza di queste infrastrutture con il loro personale condiziona non solo lo sviluppo culturale, ed è questo il punto, ma anche quello economico e sociale, ed è causa di pesanti disuguaglianze. Tornando alle piume, no? Che dicevamo poco fa. La CNAC, questo quindi è un po' l'obiettivo, la visione. Che cosa fa? Da subito capisce che i dati sono l'elemento che serve per raccontare, no, questo ruolo, per dimostrarlo, e quindi iniziano a fare una serie di ricerche importanti, soprattutto nell'ambito delle biblioteche pubbliche, realizzando in pochi anni circa 1061 ricerche.
lavorano soprattutto, diciamo, dal Lazio in giù. Però interessante sapere che una delle primissime attività che questa commissione realizza è l'organizzazione di un convegno nel 1980, i cui atti vengono pubblicati dall'editore Bronzoni nel 1983 con il titolo La riforma universitaria e le biblioteche delle università. Quindi non tengono mai separati, diciamo, i due ambiti, no? Nel parlare, nel lavorare sul ruolo delle biblioteche, devono portare avanti tutte e due le questioni assieme. Nella relazione di chiusura del professor Firpo, che era il presidente, quindi Virginia la vicepresidente, Firpo professore di storia delle dottrine politiche all'Università degli Studi di Torino, presidente, lui riassume questo. Vi leggo un pezzettino molto piccolo. L'attuazione di un efficiente sistema bibliotecario nazionale, attualmente allo studio presso il Ministero dei Beni Culturali, non è un problema che interessi soltanto il mondo della cultura, e tantomeno quello della cultura accademica, perché esso è un fattore essenziale di progresso economico e civile, una delle condizioni di base perché un paese moderno tenga il passo con la prodigiosa crescita mondiale dell'informazione in tutti i campi dello scibile. Fallire in questo compito significherebbe vedersi respinti inesorabilmente nell'arretratezza e nel provincialismo, cioè ai margini della storia. Si tratta dunque di rispondere a una vera e propria sfida del nostro tempo, e ciò richiede fantasia e rigore. Sembra infatti troppo ambizioso chiedere alle nostre istituzioni bibliotecarie, spesso venerande per antico prestigio e già tanto benemerite nei nostri faticosi studi, di accollarsi compiti nuovi, inesplorati e immani, quando esse assolvono stentatamente, in modo tanto diseguale e lacunoso, a ben più modesti compiti tradizionali. E quindi qui si apre la riflessione che noi facciamo oggi, cioè quella dell'allineamento. Allineamento rispetto a ciò che ci viene chiesto di fare, o rispetto a ciò che serve, per esempio, che è soprattutto, non dico nulla perché è l'elemento sul quale sta ragionando Agnese, soprattutto con il suo progetto di dottorato. Dicevo che la commissione si scontra soprattutto con la mancanza di dati, perché la mancanza di dati, poi, diciamo, lo abbiamo visto anche negli anni successivi, ha inciso pesantemente sulla programmazione delle politiche culturali, facendo passare, come si diceva prima, le biblioteche e il loro ruolo svolto sul territorio un pochino in secondo piano. Ci catapultiamo all'oggi, dove cominciamo a vedere un esempio di allineamento molto interessante. Questo, diciamo, riguarda più nello specifico le biblioteche pubbliche, ma non solo. Cioè, faremmo un errore a pensare che è solo questo. Allora, che cosa è accaduto negli ultimi mesi? Lo sappiamo tutti, diciamo, solo per mettere in fila i pezzi. Allora, si sono allineati in un circolo molto virtuoso tre cose, diciamo. La prima sono sicuramente i fatti di realtà, chiamiamoli così. Quindi, per esempio, interessantissimi progetti di biblioteche che verranno. Penso alla nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che vedete nell'immagine, il progetto che verrà realizzato a Milano. Penso alla nuova Biblioteca Civica di Torino, ai 10 poli innovativi che ci saranno a Roma e tanti altri progetti che si stanno realizzando allineati con i documenti. Un paio recentissimi, ma ce ne sono molti altri. Il manifesto IFLA UNESCO uscito quest'estate, tradotto in iBstudy in italiano, uscito ad agosto, per le biblioteche pubbliche, in cui si mette nero su bianco che le biblioteche sono una piattaforma abilitante di capacitazione, come si diceva prima, no? In linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, e su questo poggia la Carta delle Biblioteche di Milano, che è stata presentata recentemente agli Stati Generali del 25 e 26 ottobre, in cui si chiede alle amministrazioni di aderire a questo, di prendere un impegno, di assumersi una responsabilità. Se davvero ci crediamo, ci dobbiamo impegnare. Ad oggi, anzi a ieri, che l'ultima informazione l'ho avuta ieri, solo 9 amministrazioni in Italia hanno firmato il patto per la Carta di Milano. È passato un mese, secondo me c'è un po' da riflettere. Terzo elemento che si è allineato, ed è, diciamo, la cosa della quale io mi occupo di più per il tipo di lavoro che faccio, i dati. Noi abbiamo adesso a disposizione una quantità di dati incredibilmente importante che fino a pochi anni fa non avevamo per le biblioteche. Ci piacerebbe parlare di un sistema informativo, ma non lo è ancora. In questo momento abbiamo degli strati,
Quindi io lo descrivo un po' così, spero di rendere l'idea. Non possiamo parlare di un sistema informativo perché i sistemi hanno delle reti e delle connessioni ed è quello che noi dobbiamo cominciare a fare da oggi, cioè esercitare una forma di intelligenza connettiva collegando le cose. Però gli strati ce li abbiamo e gli strati sono da una parte il censimento dell'Istat che Rosa ha richiamato, nel quale devo ricordare che c'era una sezione tutta dedicata alle biblioteche dell'università, abbiamo lavorato con il professor Solimini alcuni anni fa su questo, con un assegno di ricerca, uno studio progettuale che doveva inserire le biblioteche delle università in quel censimento e che poi si è dovuto fermare per ragioni legate essenzialmente diciamo all'Istat, al modo in cui l'Istat lavora e alla solita mancanza di risorse, soprattutto umane, però è lì pronto il progetto. Un secondo strato che riguarda l'uso che delle biblioteche viene fatto, e anche su questo Istat lavora, ed è quell'indicatore inserito nel rapporto sul benessere equo e sostenibile che ci dice che fino al 2019 il 15% degli italiani frequentava le biblioteche e che questo 15% è diventato un 7% nell'ultimo anno. Quella percentuale non riguarda gli utenti delle biblioteche pubbliche, riguarda gli utenti delle biblioteche in generale. Questo lo voglio sottolineare anche se è banale, forse superfluo, perché alle volte la sensazione che ho è che ci sia un'associazione diretta con le biblioteche pubbliche, diciamo con le tipologie, no? A Istat questo invece non interessa molto, per loro sono le biblioteche, esattamente come ha parlato prima Serena, in quella dimensione lì. Ecco, quindi abbiamo un interessante primo tipo di allineamento, i dati, i documenti e i fatti. Questo allineamento è particolarmente interessante se ricordiamo le caratteristiche del tempo in cui viviamo, cioè quelle crisi, no? Quelle difficoltà enormi di cui si è parlato. In quest'immagine ho cercato di metterle un po' in fila, ma le conosciamo purtroppo molto bene, le difficoltà del tempo in cui viviamo e quindi quelle che sono le caratteristiche del paradigma del futuro verso il quale tendere, ancora una volta lo sviluppo sostenibile. Penso all'enorme lavoro realizzato dall'AIB su questo, no? Dall'AIB Emilia Romagna, poi dall'AIB dall'Osservatorio, in collaborazione sempre in sinergia con IFLA. Penso appunto al lavoro fatto per l'introduzione delle biblioteche nel rapporto BES, penso a tutta la riflessione sul welfare culturale, quindi la sinergia profonda che c'è fra il patrimonio culturale, le biblioteche e la qualità della vita e il benessere. Penso alla rigenerazione urbana e al concetto di prossimità e tutto questo in quella che qui ho scritto essere l'era della distrazione, cioè l'era in un momento in cui il tempo è molto accelerato e ci sono una serie di difficoltà oggettive nel fare alcune cose. Vado veloce per non rubare tempo ad Agnese. Il rapporto BES che dicevo prima e che è un grande punto d'arrivo per noi che riguarda, come dicevo, tutte le biblioteche, racconta le biblioteche in un approccio sistemico reale, perché le mette in dialogo con altri indicatori, sono 15, quelli del dominio istruzione e formazione, dove dentro non c'è solo la percentuale di bambini 0-2 anni iscritti al nido o la partecipazione culturale fuori casa, ma c'è anche per esempio il passaggio all'università, la partecipazione alla formazione continua, la lettura di libri quotidiani, il numero di NEET, quindi è veramente un approccio fortemente sistemico in cui le biblioteche vengono allineate ad altro. In questo ultimo rapporto BES tutti sappiamo che il numero di utenti delle biblioteche crolla. Passa dal 15% al 7% ed è un dato che ci ha molto allarmato, no? L'abbiamo ricondotto nel cercare di spiegarlo alle circostanze vissute negli ultimi anni, quindi alla didattica a distanza, alla chiusura delle biblioteche, però questo sembra un po' poco in termini interpretativi, in termini di allineamento. In questo caso l'altro tipo di allineamento del quale parliamo è quello di questi dati rispetto ad altri dati che ci raccontano delle urgenze. E qui diciamo mi rifaccio anche un po' alla bellissima citazione di Serena di prima, no? Che è stata proprio di grande ispirazione.
Il pubblico che diminuisce soprattutto nelle biblioteche, ci dice Istat, è quello dei giovani, dei ragazzi, vedete in questa immagine un po' tutte le fasce d'età, dai 6 ai 10 anni, 11-14, ho evidenziato quella che ci interessa di più oggi qua dentro, la fascia dei giovani che chiamiamo studenti nel nostro caso, 20-24 anni, che sono scesi dal 36% al 16%, quindi è più o meno una diminuzione che è ben più della metà. Sarebbe sbagliato fermarci qui rispetto al tipo di lavoro che stiamo cercando di delineare, cioè di uno sguardo più ampio rivolto verso il futuro. E allora è utile mettere in relazione questi dati con altri dati. Questi sono dei rapporti usciti nelle ultime settimane che quindi diciamo fanno parte secondo me di quel sistema informativo e sono un ulteriore strato che apparentemente non ci riguarda ma che invece ci riguarda parecchio e che ha a che vedere con le diverse forme di difficoltà, di disagio soprattutto di questo pubblico di giovani, degli studenti che sono le persone con le quali più o meno tutti noi ci interfacciamo quotidianamente. E forse al di là dei dati che adesso vi vado a descrivere molto velocemente, queste difficoltà le percepiamo tutti sulla nostra pelle. Cioè non so voi, ma io moltissimo, no, nel dialogo con i ragazzi, sento proprio che si tratta di una generazione interrotta, come ho visto leggere, come ho potuto leggere anche in questi rapporti e come sento dire molto spesso. Allora, a fronte di quella diminuzione di pubblico nelle biblioteche, è utile conoscere il senso di isolamento più generale che questi studenti, che questi ragazzi stanno vivendo, un disagio psicologico crescente, un'insoddisfazione molto alta rispetto alla qualità della propria vita, dettata soprattutto dalle relazioni sociali. Vado a leggere perché sono dati proprio degli ultimi giorni che non ho avuto modo di sedimentare ancora, quindi per essere precisa ve li leggo in modo più dettagliato. Dicevo, uno stato di malessere diffuso fra gli studenti che emerge da tante altre ricerche, per esempio una ricerca dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali dell'Emilia Romagna con la rete degli studenti medi, Unione degli Universitari, che ha coinvolto 30.000 studenti iscritti tra scuole superiori e università con questionari, interviste e focus group svolti fra febbraio e marzo 2022 che ci dicono che 9 giovani su 10 affermano di manifestare sintomi di stress, forte disagio psicologico, grande senso di solitudine, senso d'ansia e associamo a questo il concetto di salute che l'Atlante Save the Children ci evidenzia. Ad oggi la speranza di vita in buona salute è in media di 61 anni, ma andando a vedere cosa significa la lotteria della nascita, dice il rapporto, si va dai bambini più fortunati che in provincia di Bolzano vedono alzare questa età a 66 anni a quelli che nascono in Calabria per i quali questo traguardo si ferma a 55 anni, oltre 11 anni di buona salute in media a fare la differenza. Allora, sicuramente questi dati, diciamo, vedo, apparentemente possono essere percepiti come distanti dai nostri temi, dai temi che trattiamo oggi, da quelli specifici e molto puntuali delle due tavole rotonde, ma non possiamo non conoscere, credo, no? Cioè, se noi veramente pensiamo che l'università è un luogo in cui non si può, come dire, interrompere il patto fra generazioni, se noi pensiamo che l'università ha un ruolo in questo senso, sono dati che dobbiamo conoscere. Poi possiamo anche decidere eventualmente che ruolo avere su questo, però essere preparati ad accogliere un pubblico per noi significativo, importante, che presenta queste difficoltà in questo momento. Quando parliamo di salute in particolare, il rapporto Save the Children dedica una grande sezione che secondo me è davvero importante leggere a quelle che chiama i determinanti sociali della salute. E nei determinanti sociali della salute non ci sono solo le infrastrutture sanitarie, ma ci sono le scuole, le università, le biblioteche, le attrezzature culturali, come diceva Carini De Nozzi e tutta la commissione negli anni 70. Ecco, quindi direi che è un po' su questo che nel delineare un piano di lavoro futuro sarebbe interessante riflettere. Io
qui mi fermo e passo la parola ad Agnese, spero di non aver preso troppo tempo. Buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie per questo invito e per questa occasione per riflettere insieme. E, come vi anticipava Chiara Faggiogani, oggi in questa seconda parte di intervento io vi racconto un po' dove va in questo momento la ricerca, in particolare la mia ricerca che io sto svolgendo nell'ambito del dottorato qui in Sapienza, sulle biblioteche delle università. Questo non tanto per raccontarvi che cosa sto facendo, i risultati di quello che sto facendo, che in questo momento non ci interessa, ma perché dal nostro punto di vista questa ricerca sta aprendo una serie di domande che ci sembra interessante condividere in questa occasione. La mia ricerca di dottorato è dedicata a valutare l'impatto delle biblioteche e delle università italiane. E le domande da cui si muove la ricerca, come tutte le ricerche, è partita da una serie di domande, sono innanzitutto come fare, quindi da un punto di vista prettamente metodologico, a valutare l'impatto, ma anche in quali ambiti andare a ricercare l'impatto che le biblioteche generano e che noi vogliamo valutare. Perché, come sappiamo tutti, le nostre biblioteche fanno cose anche molto diverse le une dalle altre, interagiscono con contesti e con persone e con comunità molto diverse, e non ci sembra una domanda scontata questa, in quali ambiti andare a cercare l'impatto. Però accanto a queste due domande da cui partiva il mio progetto se n'è andata sommando una che è diventata sempre più grande nel tempo e che è più o meno questa: ma l'impatto viene progettato? Dal nostro punto di vista l'impatto come cambiamento positivo generato dalle biblioteche non è qualcosa che accade per caso e che sfugge al nostro controllo e al controllo dei bibliotecari, ma dovrebbe essere qualcosa che viene progettato nel momento in cui si progettano i servizi della biblioteca, le sue attività. Questa è una domanda che ci poniamo e alla quale, insomma, dobbiamo ancora rispondere. Mi sembra una delle prime domande da condividere con voi oggi. Come vedrete in questa seconda parte di intervento condivideremo tante domande su cui secondo noi vale la pena di riflettere assieme. E la prima è questa: cioè, oggi nelle biblioteche dell'università è davvero così? C'è una progettazione, una riflessione seria sulla progettazione dell'impatto? Detto questo, torniamo alla mia ricerca e parto con una constatazione, cioè nel momento in cui ho iniziato a riflettere sulla valutazione dell'impatto, ci siamo detti che l'impatto è il cambiamento positivo che le biblioteche generano nella vita delle persone, lo sappiamo tutti, e anche il contributo che le biblioteche delle università danno in relazione alle tre missioni delle università e il contributo che danno al perseguimento degli obiettivi e dei bisogni del proprio Ateneo. Sono questi concetti di contributo alle missioni, agli obiettivi e ai bisogni, concetti che ci possono sembrare molto scontati, ma che dal nostro punto di vista non lo sono. Partiamo con il contributo alle missioni. E anche qui una domanda per voi. È così pacifico che oggi tutte le biblioteche delle università, ciascuna biblioteca, riesca a contribuire contemporaneamente a tutte e tre le missioni universitarie? Nella prima indagine che io ho svolto, che era l'indagine che ho svolto per la mia tesi di laurea, era un contesto ben preciso perché era il contesto di Sapienza, del sistema bibliotecario Sapienza, ed erano anni diversi perché era il 2019, e tra il 2019 e oggi sappiamo quante cose sono cambiate, ma al di là di quello che è cambiato nelle nostre vite, anche per le università, sono cambiate
tante cose, penso alla didattica a distanza, adesso ai fondi del PNRR, al rischio del calo delle iscrizioni, alla concorrenza degli atenei telematici, tutte cose che per l'università sono state sentite come molto urgenti, no? Ecco, quindi un contesto diverso, solo Biblioteche della Sapienza e 2019, però in quell'indagine che io svolsi con alcuni bibliotecari della Sapienza, e alcuni sono qui oggi, emerse un quadro in cui le biblioteche risultavano spesso orientate su una missione rispetto che su tutte e tre, ed emerse però contemporaneamente anche l'intenzione da parte di quasi tutti i responsabili delle biblioteche di muoversi verso un unico modello di biblioteca, una biblioteca che rispondesse, fosse capace di rispondere contemporaneamente a tutte e tre le missioni. Allora, come dicevo, sono passati tanti anni, parliamo di biblioteche in generale, non solo della Sapienza, ma secondo me alcune domande rimangono. Cioè, oggi come oggi, appunto, tutte le università, tutte le biblioteche delle università riescono a rispondere attivamente alle tre missioni, ed è un modello sostenibile, soprattutto questo, con le attuali risorse? È compatibile con la carenza delle risorse, ma soprattutto della risorsa più importante, cioè dei bibliotecari, con il loro numero, con il loro grado di specializzazione che verrebbe pure richiesto da un obiettivo così importante, secondo me. Abbiamo parlato delle tre missioni, vorrei scendere a un livello di dettaglio, che è quello degli obiettivi. Perché vi dicevo, dal nostro punto di vista, l'impatto della biblioteca si vede proprio nel momento in cui la biblioteca riesce a rispondere agli obiettivi dell'ateneo d'appartenenza. Voi capite che, partendo da questo presupposto, per me, per la mia ricerca, è risultato assolutamente indispensabile capire quali fossero questi obiettivi. E anche qui c'è un discorso che secondo me può interessarci tutti. Io in realtà svolgo la mia ricerca concentrandomi solo su quattro casi di studio. Sono quattro atenei che ho selezionato perché molto diversi fra loro e secondo noi capaci di rappresentare mondi molto diversi. Non importa adesso qui spiegare quali sono e cosa ho fatto, ma importa dire che appunto secondo noi era fondamentale capire quali fossero questi gli obiettivi di questi quattro atenei. E il primo modo per andare a cercare i loro obiettivi è stata l'analisi della pianificazione strategica di questi atenei. Un'analisi che ovviamente è stata svolta con metodologia mista, quantitativa e qualitativa, ma qui vi riporto solo i risultati dell'analisi qualitativa che secondo me ci può interessare. Queste sei box che vedete sono rappresentano sei aree che riassumono un po' i valori, le vision e le mission, così come sono stati codificati, quindi sintetizzati nel corso dell'analisi qualitativa. Ve le racconto in breve perché questi sono i valori, le vision e le mission di questi quattro atenei, casi di studio. Vedete che c'è un'area della conoscenza, è l'area in cui l'ateneo racconta che gli atenei raccontano che rapporto vogliono avere con la conoscenza che viene creata all'interno dell'università e con la sua diffusione. C'è un'area della comunità in cui gli atenei raccontano il rapporto che vogliono avere con la comunità interna, quindi la comunità accademica, ma anche la comunità esterna e il territorio. C'è l'area dell'impatto, che è l'area in cui gli atenei raccontano l'impatto che vogliono avere sulla società dal punto di vista sociale ma anche economico. C'è l'area della qualità e del merito, che sintetizza due dei principi fondamentali che troviamo in tutti i piani strategici d'ateneo. C'è l'area dei rapporti all'esterno, in cui gli atenei ci parlano di come vogliono relazionarsi con tutto ciò che c'è al di fuori dell'università, dal mondo produttivo alle altre università, ma nei termini dell'internazionalizzazione. C'è l'area della reputazione, in cui gli atenei ci raccontano come vogliono realizzare, accrescere la loro reputazione, soprattutto in riferimento ai ranking internazionali.
Al di là di queste aree, mi soffermo su alcuni dei valori delle vision e delle mission che gli Atenei ci hanno hanno raccontato attraverso questi documenti. In particolare mi colpiscono libertà della conoscenza, conoscenza bene comune, sviluppo di conoscenza e cultura, inclusione, pari opportunità, impatto sociale, rapporto col territorio e la città, ad esempio. E ve leggo queste cose perché secondo me, dal mio punto di vista, sono tutti temi in relazione ai quali le biblioteche possono fare moltissimo. E questo ovviamente mi è stato anche confermato da una serie di bibliotecari e di responsabili dei sistemi bibliotecari con i quali ho avuto la fortuna di parlare in questi anni di ricerca. Mi viene da dire che non solo le biblioteche possono fare moltissimo in relazione a queste cose, ma che possono fare anche molto di più di quello che gli Atenei non chiedono loro esplicitamente. Noi sappiamo molto bene, lo diceva anche la Presidente Rosa Maiello prima, che gli Atenei molto spesso hanno richieste un po' riduttive. Fanno richieste un po' riduttive alle nostre biblioteche e invece dal mio punto di vista qui si può fare moltissimo. Vediamo come poi. Vi porto solo invece questa nuvola di parole che è più o meno frutto di un'analisi simile ma fatta su tutti gli Atenei statali, così non ci concentriamo solo sui miei casi di studio, non sono autoreferenziale. Questi sono l'analisi quantitativa questa volta dei testi di valori, vision e mission degli Atenei statali italiani aggiornata al 2022. E ci sono parole che ai miei occhi compaiono subito in relazione a quello che ci dicevamo prima: sviluppo sociale, sostenibilità, comunità, territorio, studenti, che per le università sono i giovani di cui parlava prima Chiara Faggiolani. L'università ovviamente nei suoi piani strategici li chiama studenti e le università hanno molto chiaro un concetto che è la centralità dello studente, che poi declinano in varia maniera, ma ci ritorneremo dopo. Nei piani strategici c'è questo concetto che torna veramente quasi sempre, della centralità dello studente. Vi dicevo che spesso le università ci assegnano obiettivi un po' riduttivi. Questo è vero non solo però per le nostre biblioteche delle università. Il fatto che ci sia una sottostima, diciamo così, delle biblioteche è vero anche per le biblioteche pubbliche. Torniamo all'allineamento di prima, ma il comune mezzo gaudio, diciamo. Qui vedete in brevissimo i risultati di due analisi molto diverse ma molto simili che sono state realizzate, una da me l'anno scorso sui piani strategici degli Atenei italiani per vedere come i decisori degli Atenei guardano alle biblioteche all'interno dei piani strategici e quali obiettivi assegnano loro. Ma accanto vedete un'analisi simile che è stata realizzata sui piani, sui programmi elettorali che dei candidati sindaco nei capoluoghi di regione alle ultime elezioni amministrative dell'autunno del 21 e della primavera del 22. Questa analisi la trovate nel prossimo numero di AIB Studi. È un'analisi a cui ho lavorato, ma che è stata pensata da Maddalena Battaggia e a cui ho lavorato insieme a Camilla qua ieri. È un'analisi che ci racconta un po' questo, cioè ci racconta tanti modi diversi di vedere, di guardare alle biblioteche pubbliche da parte dei decisori, non scendo nei dettagli, ma anche qui c'è una sottostima. Guardare con gli occhi dei decisori ci porta al concetto di allineamento che Chiara Faggiolani ha già introdotto, ma che io vi declino ora sulle biblioteche dell'università. Allineamento, dal nostro punto di vista, è il processo attraverso il quale la biblioteca dell'università o il sistema bibliotecario dell'università allinea i propri obiettivi e le proprie attività ai valori, agli obiettivi e alle azioni strategiche dell'Ateneo d'appartenenza in generale, cioè
voglio spiegare molto bene che dal nostro punto di vista allineamento non significa allineare i propri obiettivi a quello che l'Ateneo richiede esplicitamente alle biblioteche, perché come dicevamo prima, risulterebbe estremamente riduttivo e lo diamo anche un po' per scontato che questo lo facciamo già. Ma allineamento significa capire gli obiettivi, i valori, le azioni strategiche elaborate dall'università e ragionare su cosa la biblioteca può e vuole fare in relazione a questi obiettivi. Allineamento però dal nostro punto di vista ha anche un ritorno, c'è un allineamento al contrario. O auspichiamo che ci sia un allineamento al contrario. Un allineamento al contrario che è quel processo attraverso il quale la biblioteca, che è una spugna e sta a contatto con le comunità, con le persone, riesce a capire che ci sono delle aree nelle quali si può fare molto di più e nelle quali anche l'Ateneo può fare di più e trasmette, diciamo, questi bisogni all'università. Questo concetto del ritorno è molto importante e secondo noi rende veramente sensato il discorso che facciamo oggi sull'allineamento. Da questo punto di vista l'allineamento appunto non come mera adesione a compiti assegnati, ma come qualcosa rispetto al quale le biblioteche possono avere un ruolo anche attivo. E anche qui possiamo iniziare a ragionare se questa sia la prassi o meno nelle nostre biblioteche, magari anche in maniera non strutturata, ma se ci sia questa attitudine nelle nostre biblioteche. Voi capite che da questo punto di vista l'allineamento significa avere un dialogo con i decisori. E uso proprio il termine dialogo in senso di scambio, non solo di ascolto. Il dialogo con i decisori, secondo me, diventa fondamentale anche per fare un ultimo passaggio che vi racconto con quest'ultimo pezzettino della mia ricerca, che è quello di capire non solo le missioni, non solo gli obiettivi, ma anche i bisogni inespressi dell'Ateneo. Cioè, non tutti i bisogni dell'Ateneo vengono formalizzati nei documenti, non vengono formalizzati in maniera tale da poter entrare nei documenti, ma esistono dei bisogni che sono altrettanto, secondo noi, fondamentali e il dialogo con i decisori serve a questo, a capirli. Questa mappa che vedete è il risultato dell'analisi di una serie di interviste che ho realizzato con i decisori di uno dei miei 4 casi di studio, di uno dei miei 4 atenei, e non ci interessa tanto cosa viene fuori dalla mappa, ma ci interessa vedere quei cerchi rossi. Tutti quei cerchi rossi racchiudono dei bisogni che nei documenti di pianificazione non esistevano, non erano stati nominati. E che invece secondo me sono alcuni importantissimi, penso al bisogno di cui parlano questi decisori di formare i docenti all'open access e alle politiche di open access, perché in quell'università non si ritiene che i docenti siano sufficientemente formati e quanto riguarda questo le biblioteche. Penso al bisogno di costruire un rapporto e rinsaldare il rapporto con la città e anche in relazione a questo le biblioteche possono fare molto. Quindi da questo punto di vista le biblioteche secondo me hanno dei vantaggi da trarre dall'ascolto, ma soprattutto dal dialogo con i decisori. Il dialogo diventa anche poi un'occasione di scambio, un'occasione in cui far avvenire quell'allineamento al contrario, spiegare quali sono invece i bisogni raccolti dalle biblioteche e non arrivati all'Ateneo, un'occasione in cui poi dal mio punto di vista anche dimostrare, raccontare l'impatto che le biblioteche hanno. Dato che l'obiettivo di questo incontro non era solo è aprire tante domande, ma è mettere qualche punto fermo a partire dal quale disegnare, secondo noi, un orizzonte di lavoro comune, riassumo qui in brevissimo questo orizzonte come lo vorremmo, come abbiamo pensato noi, con questo schema che non ci racconta bene quello che abbiamo pensato. Ci vorrebbe una cosa, dicevamo ieri, ci vorrebbe una qualcosa di tridimensionale, un modellino, perché
questi concetti, questi punti che ora vi vado a raccontare sono tutti collegati molto bene tra di loro e con una serie di relazioni su più strati che in questa bidimensionalità non arrivano, non vedete bene. Comunque, un orizzonte di lavoro comune, a partire dalla progettazione dei servizi e delle attività delle biblioteche che comprenda al suo interno, nella quale sia inscindibile la progettazione dell'impatto. Un orizzonte nel quale ci sia ovviamente la valutazione dell'impatto progettato, nel quale ci sia un dialogo con i decisori in questa duplice accezione che dicevo prima, di ascolto ma anche di rappresentanza di bisogni raccolti dalle biblioteche. In questo vedete che al centro c'è il concetto di allineamento, in tutti quei sensi di cui abbiamo parlato oggi. L'allineamento come allineamento della biblioteca agli obiettivi dell'università, a tutti, diciamo, potenzialmente gli obiettivi dell'università, allineamento come le università alla società, a quello che c'è fuori dalla società per mezzo della biblioteca e dei bibliotecari. Allineamento, come diceva all'inizio Chiara Fagiolani, tra biblioteche dell'università e altre biblioteche, e biblioteche pubbliche, quello che succede nel nostro mondo in generale. Tutto questo in quel contesto che è stato spiegato molto bene all'inizio, quello dei giovani, dello sviluppo sostenibile, di quelle urgenze di cui abbiamo parlato e che ci sono molto chiare. A proposito dei giovani, per questo è importante, ecco, diciamo, per questo l'allineamento al contrario sarebbe importante. Le biblioteche dell'università, secondo noi, hanno molto più chiaro quell'urgenza di cui parlava Chiara Fagiolani sul benessere dei giovani di quanto non ce l'abbiano gli atenei, che vi dicevo all'inizio mettono i giovani al centro, gli studenti al centro, ma con delle formule un po' vaghe. In tutto questo, cosa manca? Ha già detto Rosa Maiello, mancano i dati. Mancano i dati, direi, su tutti quegli strati di cui parlava Chiara Fagiolani. In questo momento non abbiamo dati a livello nazionale neanche per quanto riguarda gli input e gli output. Per quanto riguarda i dati sull'impatto, ci siamo. Se va bene, ci stiamo lavorando. Mancano i dati e secondo noi questo ovviamente nel nostro disegno per l'orizzonte di lavoro comune, per l'orizzonte del futuro delle biblioteche, è una cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno. Detto questo, vi ringraziamo per l'attenzione. Per l'invito e per l'attenzione. Grazie. Senti, io vorrei chiedervi subito una cosa sui dati, e cioè abbiamo parlato di team, abbiamo parlato di dati che si raccoglievano 10 anni fa, mi sembra abbastanza intuitivo che il senso di dati che dovremmo raccogliere adesso è completamente diverso, quindi è ovvio che se mai si riuscisse a riprendere e fare una raccolta dati nazionale per le biblioteche universitarie, bisognerebbe ripensarla completamente, mentre invece in questo momento i sistemi bibliotecari stanno continuando a raccogliere dati, lo stanno facendo nella parte del vecchio schema di team. Questo ve lo posso dire perché spesso mi sono confrontata con altri coordinatori o persone che si occupano di dati all'interno degli atenei, e sostanzialmente la situazione è questa, sì. Cioè all'interno dei progetti universitari evidentemente non c'è stata tutta questa riflessione, questa evoluzione, diciamo, sul fronte dell'impatto, su altri fronti che abbia indotto a ripensare il
i dati da il set di dati da raccogliere. Ovviamente sì, cioè, ovviamente bisognerebbe ripensare un po' la struttura, ma del resto è quello che appunto abbiamo un po' imparato dalle esperienze degli ultimi anni. Banalmente bisognerebbe cambiare la struttura e quindi il tipo di informazioni che chiediamo, perché è cambiato il mondo. E quindi se i dati ci devono servire anche a raccontare le biblioteche allineate alla contemporaneità, cioè come infrastrutture nella contemporaneità, abbiamo bisogno di dati per costruire indicatori che possano restituire tutto questo. È un po' il lavoro che per esempio stiamo affrontando con la Commissione Biblioteche Pubbliche, sorella, no, di questa, rispetto alla revisione delle linee guida per la misurazione e valutazione delle biblioteche pubbliche, che in questo momento si sta studiando. E non è che quegli indicatori non funzionano più, sono perfetti dal punto di vista, il tema è che non sono in grado di raccontare le biblioteche rispetto a tutti i cambiamenti che abbiamo provato a descrivere. Quindi inevitabilmente sì, andrebbe ripensato. Quindi è un sforzo titanico quello di... Beh, è un lavoro che, diciamo, si fa secondo il noto metodo Lego, che noi conosciamo molto bene, quello per cui si mette insieme veramente un mattoncino dopo mattoncino, però avendo chiaro sin dall'inizio dove si vuole andare. Questo per esempio è stato, secondo me, quello che ha consentito in qualche modo la strada dal 2013 al 2019 rispetto al BES. Avere chiaro sin dall'inizio quello che era l'obiettivo e capire gli strati necessari per raggiungere. Quindi, diciamo, il metodo lo conosciamo. Lo sappiamo come si fa. Quello sappiamo come si fa. E bisogna, ovviamente, diciamo, la riflessione soprattutto di Agnese, che sta portando avanti in un modo eccellente tutte queste ricerche, cercando di triangolarle fra loro, non ci deve confondere su un fatto. Cioè, le ricerche importanti come queste, diciamo, gli obiettivi importanti come questi, presuppongono il fatto che le cose si facciano insieme. Cioè, questi sono macro obiettivi che si raggiungono solo se si lavora insieme. Quindi appunto l'AIB, l'università che ci mette il suo, perché è nostro dovere, ma è anche un'opportunità straordinariamente importante di ricerca, e tutti gli attori che possiamo immaginare in questa partita. Sì, infatti la seconda quindi, impressione che hai fatto è che l'università da sola non possa assolutamente no questo tipo di lavoro, bisogna che partecipino anche a questo. Certo. Noi ci abbiamo provato proprio a collaborare con l'ISTAT, perché abbiamo come commissione collaborato alla stesura della, diciamo, del questionario per l'anagrafe, sì. E quindi è quella prima fase, e poi purtroppo il lavoro si è interrotto. Però mi sembra ovvio che la collaborazione si dovrebbe estendere, cioè si dovrebbe estendere come vuoi fare ricerca. Certo. In questi campi, naturalmente anche alle biblioteche pubbliche, altri. Sì, no, per questo ci tenevamo, diciamo, a raccontare questo disegno non sganciato da tutto quello che si sta facendo, non altrove, ma dentro. Perché è un po' anche questo, eh sì, cioè dentro è lo stesso lavoro, è esattamente lo stesso lavoro che bisogna pensare, secondo noi, insieme. No, infatti grazie, perché credo che rispetto a quello che ci eravamo detto, cioè fare una relazione di apertura con uno sguardo ampio verso il futuro, non collegandosi a, diciamo, ai nostri, alle nostre questioni pratiche che affrontiamo tutti i giorni e sulle quali magari siamo anche abbastanza preparati, la vostra relazione è stata molto allineata. Grazie, un piacere. Prego. L'Università di Firenze. Volevo segnalare proprio in questo senso una prima esperienza che potrebbe essere pilota, che sta partendo adesso. La Regione Toscana ha avviato il progetto ReSciage,
proprio a partire dalla constatazione del crollo della frequentazione dei giovani 20-26 nei luoghi della cultura, e ha scelto le biblioteche come luogo di partenza per questo recharge, ripartenza. Dietro il progetto della Regione Toscana c'è il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Firenze, ovviamente, che ha affidato a un attivista a fare il coordinamento del progetto, che vede la sinergia delle biblioteche comunali di tutta l'area fiorentina, Pistoiese e Empoli, quindi, e dell'AIVE. Quindi io ci sono dentro nella biblioteca di AIVE e Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università di Firenze. Cominciando veramente un dialogo per l'osservazione dei bisogni. Ecco, per esempio, in questa fase di dialogo sarebbe fondamentale, se avete piacere di farlo, dialogare. Interviste proprio, tutti i partecipanti a questo grande gruppo, Valentina Radetti per Pistoia, Carlo Ghiri per Empoli, insomma, tutte persone che hanno presente la realtà e noi dell'università che sono questa fascia di età adoriamo. E che devo dire, insomma, si prende un ritorno poderoso, perché ieri sera io così sono al pubblico e c'era veramente gente seduta in terra, questi ragazzi hanno bisogno di stare in biblioteche e lavorare sull'infrastruttura in modo da renderla veramente un luogo anche di risposta dei bisogni di benessere, di socialità che sono stati veramente violentati negli ultimi anni in questa fascia di età. Quindi, insomma, magari possiamo ci stiamo senz'altro. Grazie. Vi lasciamo andare avanti con i lavori della giornata. Grazie a tutti.